Al via a Campoli Appennino la festa del tartufo bianco e nero pregiato. Torna l'attesissimo appuntamento organizzato dal consigliere comunale Adele Preziosi e dall'assessore Raffaello Benacquista e giunto quest'anno alla 36esima edizione. Tutto dedicato alla grande specialità della casa, da assaporare in tutte le sue specie nei numerosi stand gastronomici lungo le caratteristiche vie del centro storico, tra musica dal vivo, spettacoli e appuntamenti culturali, oltre alla possibilità di visitare l'area faunistica degli orsi. Sabato il taglio del nastro e l'inaugurazione ufficiale, che ha aperto il primo weekend di festa. Anche quest'anno è stato un piacere organizzare questa manifestazione insieme all'assessore Raffaello Benacquista. Sono tanti anni che svolgiamo questa manifestazione e diciamo che attendiamo molti turisti proprio per questa ricorrenza, che appunto è diventata costante. È una giornata molto importante per noi. Siamo riusciti ad avere con noi l'assessore regionale Righini all'agricoltura, che ha potuto ammirare la bellezza di un territorio come Campoli Appennino, piccolo ma molto molto importante, e abbiamo con lui provato a ragionare su possibili strategie di promozione e anche di conservazione della bellezza di questi luoghi. Un invito gradito, ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale, anche le presenze, il presidente della provincia Di Stefano, parlamentari, consiglieri regionali. Credo che dimostri l'attenzione che si intende rivolgere, e la mia presenza qui anche su delega del presidente Rocca dimostra l'attestato di vicinanza, di stima che intendiamo rivolgere ai piccoli borghi della nostra regione, dei luoghi straordinari dove si coltiva storia, cultura, tradizione, coniugandolo con l'aspetto enogastronomico, che rappresenta un'opportunità straordinaria. In luoghi come questi si concilia la storia e la tradizione della nostra regione, ed siamo qui per sostenere iniziative come queste. Tra gli ospiti a Campoli Appennino anche il senatore Massimo Ruspandini e il presidente della provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. Il tartufo di Campoli Appennino è una vera e propria eccellenza ciociara e quindi italiana. Adesso siamo giunti alla 36esima edizione e diamo il nostro contributo. Sono contento della presenza dei vertici della Regione Lazio, che sta vicino a Campoli Appennino, è fortemente interessata al recupero delle nostre tradizioni e devo dire in particolare per la valorizzazione dei nostri borghi meravigliosi, che sono la ricchezza dell'Italia. Ringrazio il sindaco Pangrazia Di Benedetto per questa bellissima festa del tartufo. Io sono anche sindaco di Sora e quindi ogni giorno quotidianamente usufruisco delle bellezze di Campoli Appennino, i suoi prodotti tipici, perché qui c'è un tartufo esportato in tutto il mondo. È veramente un complimento a tutta l'amministrazione per questa bellissima manifestazione, e mi auguro che si possa continuare a investire in questi splendidi borghi, perché l'Italia ne è piena e dobbiamo essere orgogliosi di avere questi territori nella nostra penisola. Dopo il primo weekend di festa si replica sabato 18 e domenica 19 novembre, appuntamento a Campoli Appennino per la 36esima edizione della Festa del Tartufo. Invitiamo tutti a Campoli Appennino anche nel prossimo fine settimana. E vi aspettiamo per il prossimo fine settimana, 18 e 19 novembre, a Campoli Appennino.